Con la conferenza dei servizi convocata ieri si è aperta una nuova fase della delicata vicenda Tamoila Cremona. Dopo anni di inquinamento e di sentenze che hanno certificato il disastro ambientale, i danni alla piscina della Canottieri Bissolati, con il terreno dove la ditta preleva il gas sottostante che è sprofondato e che ha probabilmente creato una zona di vuoto e anche la conseguente rottura di 24 bocchette, hanno spinto a richiedere nuove verifiche per certificare il fatto che negli ultimi tempi ci sia stato un ulteriore passaggio di sostanze inquinanti dalla ex raffineria alla Canottieri. Un piccolo passo avanti, quello deciso durante la riunione a cui hanno preso parte i rappresentanti dell'ex raffineria, la Canottieri Bissolati con i suoi legali, ARPA, Comune e Provincia, oltre ai Vigili del Fuoco, che secondo i radicali non rappresenta il cambio di rotta auspicato. Certo, è un fatto più che altro tecnico quello di verificare adesso, venerdì prossimo, la situazione. Auspichiamo che successivamente ci sia anche una verifica sulla barriera idraulica, che a nostro parere già da tanti anni non funziona come dovrebbe. Nell'immediato sono necessari ben altri interventi. Quello che noi chiediamo è un'accelerazione politica sulla vicenda. Chiediamo quindi che vengano rivisti i procedimenti amministrativi di messa in sicurezza e di bonifica e chiediamo al Comune di interloquire urgentemente con i due ministeri interessati alla partita, cioè il Ministero per la Transizione Ecologica, affinché intraprenda l'azione civile nei confronti della multinazionale, e il Ministero per lo Sviluppo Economico, dove era stato firmato quell'accordo del 2011 in cui la Tamoil dichiarava di non essere responsabile dell'inquinamento. L'obiettivo è quello di impedire qualsiasi progetto di reindustrializzazione in mancanza di una messa in sicurezza e di una bonifica dell'area. Non è possibile continuare a pensare e a proporre dei progetti prima di aver bonificato tutta l'area.